Torniamo ora a parlare di terremoto. Il sisma ha distrutto anche un grande patrimonio culturale. Ce ne parla la nostra inviata Francesca Capovani. Con delicatezza, a piccoli passi, i vigili del fuoco mettono in salvo l'ultima opera della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. È una Madonna della metà del 400, laminata in oro. Era stata appena restaurata ed ora è danneggiata. Pezzo dopo pezzo l'Aquila recupera i suoi tesori. Qui, alla Fortezza, sede del Museo Nazionale, i quadri sono stati prima messi in sicurezza in una stanza, poi portati sul bastione più alto e da lì a terra. Queste sono le prime opere messe in salvo dal Museo Nazionale, provengono dal secondo piano, quello che racchiude i capolavori dal 1500 al 1700. 18 squadre, vigili del fuoco, speleologi, protezione civile in azione contemporaneamente sui monumenti della città. Oggi tra di loro c'è Mondi. Poco prima, in una riunione con i sovrintendenti, si è decisa la nomina di un vicecommissario al patrimonio culturale e si è fatta una prima valutazione dei danni. Solo per i beni culturali si parla di 50 milioni di euro. Abbiamo già fatto fronte con 10 milioni di euro del nostro bilancio ordinario, più 5 milioni di euro con un'intesa con il Ministero dell'Economia. Ferite profonde, ma per chi lavora nei beni culturali, prendersi cura delle opere d'arte è una forma di consolazione. Ce lo dice Giovanna, la sua casa è distrutta e lei ha pianto, ma oggi è qui a lavorare. L'identità all'Aquila è molto forte, c'è questo attaccamento alla città. Spero che si risvegli e che quindi ci dia la forza per metterci in moto e per provvedere a farla risorgere.